È mezzanotte e sono qua a parlare ancora di calcio perché stasera è successo davvero di tutto e il contrario di tutto, come può dire un noto youtuber romanista, però vabbè. Sì, la Spezia batte all'Olimpico la Roma per 2-4 e questo questa vittoria, diciamo, allarma l'ambiente giallorosso che dopo il derby non trova una risposta concreta e sabato c'è il rewind. Quindi, attenzione, ma parliamo della partita perché la Roma nel primo quarto d'ora non scende in campo. Rigore, fallo di Cristante su Maggiore e Galabinov torna al gol. Il bulgaro batte Paolo Lopez con un bel rigore ben calciato, nonostante il portiere spagnolo aveva intuito. Poi un altro errore in disimpegno difensivo. Mi sa proprio Cristante, non una bellissima partita del Milan fatto. Dà il via all'azione che poi porta Galabino a toccare verso Saponara che a giro la mette dove Paolo Lopez non può arrivare. 2-1 Spezia in un quarto, 2-0 Spezia in un quarto d'ora. Da lì la Roma prova a rialzarsi, però la manovra è lenta. La manovra è lenta, il centrocampo e la difesa non danno velocità al gioco, soprattutto la difesa soffre, 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 nonostante poi lo Spezia crei occasioni, però appena a palla prova a verticalizzare subito per Galabino, che oggi ha lottato, non si può dire di no. Il suo fisico rientrato col Torino per 4 minuti finali, oggi a parte il gol, ha fatto una buona partita per la squadra. Sul finire Krapikas, il portiere, giovane portiere lituano dello Spezia, si mette in mostra con una parata su Pellegrini e su Mkhitaryan e poi anche su buon Borja Mayoral, che oggi non ha giocato la sua miglior partita. Al 42esimo però arriva il rigore perché Ismaili fa una sciocchezza, arrappiano il piede di Pellegrini in aria, rigore, Pellegrini, Spiazzi, Krapikas, 1-2, finisce così il primo tempo. Nel secondo tempo la Roma dovrebbe fare la partita. E invece i ritmi sono bassissimi. Certo, la qualità della Roma non si discute. Pedro, Mkhitaryan, Pellegrini, Vigliarra. Poi entra Veretout. Entra Veretout e Mkhitaryan fa gol. E che gol, ragazzi. Imbucata di Pedro. E pallonetto su Caprica, proprio lui. E 2-2, che potrebbe essere anche 3-2 per la Roma, perché poi Pedro mette una palla invitante per Borja Mayoral, ma Borja Mayoral ha sparato a due passi da Krapikas. Si va in supplementari, ma subito al primo minuto del primo tempo supplementare Mancini fa una sciocchezza, già ammonito, introdurrà sul campo Ra, secondo giallo rosso. Lo Spezia batte la punizione verso Piccoli, che aveva attaccato
La difesa della Roma, rivedibile, rivedibile anche la mossa da karate di Paolo Lopez, che non prende affatto il pallone, ma prende l'avversario. Secondo rosso, 30 secondi. E qui succede il fattaccio che probabilmente la Roma non sa di aver commesso, perché Pellegrini va a bordo campo e si sincera. Se la Roma aveva fatto 4 cambi, si sincera se possono fare 2 cambi. Nei supplementari c'è uno slot disponibile, ma i cambi devono essere 5. E insieme a Fusato entra anche Bagnez. Quindi probabilmente questa partita sarà con il risultato di 3-0 a tavolino, ma nulla a che vedere con lo spettacolo del secondo tempo supplementare, perché nel primo non succede quasi nulla, a parte una parata di Fusato su Piccoli. Nel secondo tempo supplementare lo Spezia alla meglio, con la doppia inferiorità la Roma cercava di mandarlo ai rigori, e invece Daniele Verde segna di testa su un gran cross di Dell'Orco. Anche lì la difesa, brutta roba, brutta roba. E poi al 119esimo, ormai con la Roma sbilanciata, parti 9 uomini, gli 8 uomini contro i 10 di movimento dello Spezia, quindi spazi immensi, però arriva un gioiello di Saponara, di pallonetto, alla Totti, dal limite dell'area, da poco più fuori il limite dell'area, posato un po' nulla, tra due, dello Spezia, va ai quarti di finale, e sarà ancora Napoli-Spezia. Io qualcosa ce l'ho in mente. Se lo Spezia gioca come ha giocato stasera, beh, per il Napoli sarà ancora più difficile, nonostante in campionato abbia fatto la partita, ma ha perso. Quindi ho questo Spezia, e ho a questo italiano che mette in campo una squadra diversa da quella del campionato, perché cambia 8 undicesimi della formazione di Torino, e nonostante questo se la porta a casa anche con i cambi, ma anche con la scellerata giocata di Mancini e quella di Paolo Lopez. Qui da Dani è tutto, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Mezzanotte 05, porca vacca. Che partita, che Spezia. Tanta, tanta roba. Buonanotte a tutti, ragazzi.